Rotterdam è una città che va oltre la sua storia e il suo presente. Si affaccia con entusiasmo ad un futuro a tratti ancora tutto da scegliere e per questo libero di nuovi propositi. La città possiede due record di tutto rispetto, ovvero il primo porto più grande d'Europa, nonché uno dei più grandi del mondo, che è stato il più frequentato del pianeta dagli anni 60 e fino al 2004, quando è stato sorpassato dagli asiatici Shanghai e Singapore. E poi c'è il secondo record, alla metà dei suoi abitanti di origine straniera. Rotterdam è una città da vivere, conoscere e amare. È una città che ha dato i natali a gente appassionata di vita, a cominciare da uno dei più grandi filosofi e umanisti della storia europea, Erasmo da Rotterdam. Il primo pensiero quando si arriva in città è rivolto sicuramente al suo incredibile storico scalo marittimo. La visita al porto di Rotterdam diventa fondamentale per capire l'anima di questa città. Visti dall'alto, i suoi 105 km quadrati di estensione, lungo un percorso di quasi 40 km, ci appaiono come un incredibile giocattolo, dove centinaia di gru spostano milioni di container e migliaia di navi si muovono tra acque marine e fluviali. Look at me città di grandi navigatori, Rotterdam è stata costruita per servire il mare e da questo, insieme ai fiumi che da esso si uniscono, ne ha tratto i benefici più grandi. È la sua energia culturale. Dal porto di Rotterdam l'intero mondo è entrato in Olanda. Non solo mercanzie, non solo spezie, stoffe e polveri preziose che hanno poi prodotto la bellezza ritratta dai grandi maestri fiamminghi. Sono entrate anche le idee, le culture e le genti che hanno plasmato quella forma mentis sociale così tanto apprezzata oggi. Quindi non è un caso se quasi la metà degli abitanti di Rotterdam è straniera e se il sindaco di Rotterdam nel 2009 fu eletto un uomo di origini marocchine, di etnia berbera e di fede musulmana. La città ha saputo ricostruirsi un futuro creativo e prospero dopo le distruzioni della guerra. I disastri scaturiti sono stati un'occasione per ripensare la città in senso vivibile, coniugando l'anima commerciale alla qualità della vita. I musei di Rotterdam fanno della città un centro culturale di caratura internazionale. Agli appassionati di architettura contemporanea, Rotterdam regala momenti unici. È sufficiente aggirarsi a piedi per ammirare edifici come le case cubiche di Piet Blum, vera rottura con gli schemi razionalisti che sfidano la gravità. Rotterdam non si ferma mai. Il grande e incredibile giocattolo, con le sue centinaia di gru, le migliaia di navi e i milioni di container, continua a pulsare.